Giacalone Pierino. Il pubblico negli incontri sportivi, questo si sa, è considerato un uomo in più in campo a sostegno della propria squadra. Il pubblico di Mazara, e questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, è il 12° uomo in campo. Penso che il pubblico si sia divertito, anche se devo spendere qualche parola pure per questo pubblico meraviglioso di Mazara, perché è una cosa stupenda veramente. Giocare al calcio in questa categoria con un pubblico del genere, in un certo qual senso, è come sentirsi veramente a livello di Serie A, cioè non ce ne sono in nessun campo assolutamente. Comune. Si erge poi a grande pubblico quando impavido di fronte alle gruppi delle tifoserie si reca in trasferta esponendo i propri striscioni e anche emozionando, addirittura commuovendo gli stessi addetti ai lavori. Un pubblico passionale, se vogliamo, come tutti, ha anche i suoi momenti di crisi, fatalmente legati alle sorti della squadra. Ma è anche un pubblico che da un paio di tempo, e questo è sintomo di maturità sportiva, incita la propria squadra anche e soprattutto nei momenti di difficoltà o di smarrimento, dando quella carica in più che a volte serve a scrollare un po' le sorti della partita. Le cifre poi dimostrano chiaramente l'affluenza e il record di questo pubblico al campo sportivo, che è sempre stracolmo, ci si sta a malapena e sia o no una partita di cartello. 3-4 mila o addirittura anche di più i tifosi che si recano al campo e riempiono le tribune, le gradinate del Nino Vaccara, trasformandolo in un catino o in una bolgia infernale. Di fronte a tanto entusiasmo, ad un pubblico favoloso che garantisce, oltre che il sostegno, il tifo alla squadra, una grande mano alla società nella sua gestione economica, sarebbe ora di dare un campionato degno della sua sorte. 2 anni fa ci si era quasi riusciti, poi però si mortificò una squadra, ma soprattutto si mortificò, oltre alla città, quei 5.000 che seguivano sempre la squadra, dentro o in trasferta. Poi un campionato buio, un anno buio, è storia dell'anno scorso, un campionato balordo, spento, che vide nonostante tutto la bagheria nell'ultimo campionato, stadio pieno di tifosi mazzaresi, si intende, che sembrava che si assistesse una partita non di salvezza, ma una partita per la promozione. Poi è storia di tutti i giorni, è storia di ieri, uno stadio stracolmo, con un record di incasso, addirittura inverosimile, ma se vogliamo un pubblico che sicuramente segue la squadra e che seguirà in ogni momento la squadra, un pubblico che giustamente pretende qualcosa di più da questa squadra, da questa società, e ora anche di darlo, un pubblico che ha donato il proprio cuore al Mazara e ha donato anche il cervello. Una delusione da parte del pubblico che ha un po' tradito le aspettative. Adesso il servizio è pronto, mi dicono dalla regia, via. Vedete in maglia gialla, in completa tenuta gialla il Mazara, il terzino sinistro De Felice fa partire questo tiro che trova nettamente impreparato Papale, la palla termina in fondo alla rete. Questo è il gol che ha portato in vantaggio la squadra ospite. Adesso De Felice, segnato dopo un minuto e mezzo di gioco, l'Atletico Catania si è riversato nella metà campo del Mazara cercando il pareggio, lo ha fatto almeno in 3 occasioni con Sinopoli, Magri e Scardino, ma non è stato molto fortunato, anche perché questi attacchi dell'Atletico Catania non ci sembrano, almeno per il momento, molto convincenti. Del resto non sta facendo granché neanche il Mazara, che sta cercando di vivere di rendita su questo gol anche un attimino fortunoso segnato dopo un minuto e mezzo di gioco. Lo abbiamo anche visto, c'è stata questa conclusione dalla distanza di De Felice, il pallone che ha rimbalzato davanti a Papale e il portiere catanese è stato battuto col pallone che è finito in fondo alla rete. I calci d'angolo sono per il momento 3-1, come a testimoniare di questa superiorità dell'Atletico Catania. Vi ricordo ancora una volta le formazioni: i catanesi sono in campo con Papale, Viola e Magri, Todaro, Marletta e Decento, Cantone, Bonanno, Barone, Sinopoli e Scardino. In panchina con l'allenatore Biagini ci sono il secondo portiere Costa, poi Del Piano, Aversa, Tabita e Russo.
Il Mazzara risponde con Messina tra i pali, poi La Vecchia, De Felice, Busetta, Benvenu e Serafini, Giacalone primo, Sassanelli, Di Stefano, Giacalone secondo e Scalingi. Possamai in panchina ha portato il secondo portiere Gualberti, poi Villari, Sinatra, Impiccichè e Gattelli. Ritorniamo quindi in telecronaca diretta, vi ricordo che l'arbitro è il signor Gaiano di Salerno, attacca in questo momento il Mazzara da Giacalone secondo a Giacalone primo che porta ancora palla, la restituisce a Giacalone primo, il Mazzara cerca di distendersi ancora a Giacalone, prova la conclusione ma il tiro è debole, rasoterra, Papala non ha alcuna difficoltà a bloccarlo. L'Atletico Catania è in evidente affanno in questo momento, vi ricordo che 7 giorni fa in un'altra grande sfida dell'interregionale l'Atletico Catania vinceva per 3-0 con la Cireale, poi si fece raggiungere in maniera rocambolesca nella ripresa e la Cireale riuscì a portare a casa un meritato 3-3, questa volta le cose stanno andando diversamente perché l'Atletico Catania è addirittura passato in svantaggio e adesso sta cercando di recuperare. Intercetta intanto Magri e rilancia per la propria squadra Cantone. De Cento che poi perde la palla, non riesce a controllarla e deve commettere fallo su Giacalone primo che era riuscito a conquistare la sfera. Adesso De Felice, autore del gol col quale il Mazzara conduce. Buon lavoro di De Felice che supera Bonanno, ancora De Felice in palleggio, quindi Giacalone secondo e Giacalone primo. I due riescono a trovarsi molto bene, poi c'è questa conclusione dalla destra, conclusione forte ma completamente sballata di Sassanelli. Papale al rinvio, sono trascorsi 19 minuti del primo tempo, il Mazzara conduce per una rete a zero e fermo restando le cose per il momento in vantaggio la squadra ospite per 1-0, mentre mi stanno aggiornando un attimo, abbiamo ancora un collegamento, pronto? Scusami Nuccio, purtroppo ti do io una cattiva notizia da Vicenza, il Vicenza ha raddoppiato in questo momento con Messer C, quindi Vicenza 2, Catania 0 e purtroppo le cose vanno male per i rossoazzurri, mentre la Lazio vince a Cesena con un gol di Podavini. Vediamo adesso di collegarci con Lodato. Sì, la rosa avevamo già Lodato in linea, vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento. Vai Andrea, sei in onda. Allora immagino debba ripetere ancora non siamo in grado di collegarci con lo stadio celeste di Messina per parlare di Genoa, di Messina-Genoa. Il Messina, dicevo poco fa, è in vantaggio per 1-0 nei confronti il Messina è in vantaggio 1-0 nei confronti del Genoa. Intanto gli animi si scaldano qui allo stadio di Cibali nella gara fra Mazzara, completa tenuta gialla, e Atletico Catania, completa tenuta bianca con bordi verde fucsia. 1-0 il punteggio in virtù del gol di De Felice segnato dopo 90 secondi di gioco. Adesso siamo alla mezz'ora del primo tempo. Vi ricordo ancora che gli altri punteggi sono stati sbloccati per quanto riguarda le siciliane: il Messina 1-0 sul Genoa, il Catania perde invece a Vicenza 2-0. Queste sono gli unici punteggi sbloccati dalle squadre siciliane. Non siamo ancora in grado di metterci in contatto con lo stadio celeste di Messina. L'1-0 per il Mazzara, mentre in questo momento c'è un'occasione incredibile di Scardino che lanciato molto bene in contropiede controlla la palla, lascia partire un gran tiro di destro, il portiere Messina riesce a compiere il miracolo respingendo il pallone, Scardino lo colpisce ancora di testa e Messina riesce ad agguantarlo per la parata definitiva, quindi grossissimo pericolo per il Mazzara. Io pregherei la regia se possibile di rimandarci il replay di questa azione, mentre in questo momento il gioco è fermo e c'è l'espulsione di un giocatore dell'Atletico Catania, ci sembra Rosario De Cento. Vediamo adesso di capire meglio come sono andate le cose, l'arbitro
continua ancora a discutere con i giocatori verde fucsia dell'Atletico Catania. C'è stata sicuramente un'espulsione, stavamo raccontandovi l'azione del possibile pareggio dell'Atletico Catania, e sul capovolgimento di fronte c'è stata questa presa di posizione dell'arbitro che ha espulso un giocatore dell'Atletico Catania, ma non siamo ancora riusciti a capire chi, perché nella mischia, ecco, si tratta proprio di Rosario Decento, numero 6 dell'Atletico Catania. Ancora proteste, ma l'arbitro Gagliano di Salerno è rimasto fermo nelle sue decisioni. Quindi Atletico Catania in 10 uomini, linea a Nuccio Schilioni. Sì, io prendo subito la linea per girarla immediatamente ad Andrea Lodato, che è in linea per commentarci la conclusione di questo primo tempo a Vicenza, fra Vicenza e Catania, punteggio 2-1, linea Lodato. Tutto subito cercare di rimontare la situazione, e lo ha fatto in maniera, mentre invece in questo momento rivediamo il gran gol di De Felice con una fucilata dal limite dell'area. Vi dicevo, l'Atletico Catania è stato costretto a riversarsi in avanti nel tentativo di pareggiare, lo ha fatto con convinzione, però con molto affanno e con molta confusione. Adesso qui al Cibali con Salvo La Rosa. In questo momento c'è stato un attacco confuso dell'Atletico Catania, che ancora insiste con Aversa, che è entrato al 46, intervento della difesa del Mazzara, che adesso va in contropiede con Roberto Di Stefano, che lancia sulla sinistra, poi però il Mazzara perde l'occasione buona per rilanciarsi in contropiede, quindi il pallone finisce tra le braccia di Messina. Mi pare che c'è un collegamento. Sì, interrompiamo. Ancora cambiata, Atletico 0, Mazzara 1, la squadra catanese che adesso attacca, c'è una palla che spiove in area di rigore mazzarese, ma il portiere Messina, che sin qui si è comportato molto bene, riesce a bloccarla. Facciamo un attimino un po' di ordine nelle formazioni, perché ci sono stati ben tre cambiamenti. Tra le file dell'Atletico è entrato Aversa, come ho detto poc'anzi, al 46esimo al posto di Sinopoli, e poi Tabita al 58esimo al posto di Magri. E vi ricordo pure che l'Atletico sta giocando in 10 uomini dal 42esimo del primo tempo per l'espulsione di Decento. Ancora un'azione dell'Atletico Catania con una deviazione di testa parata dal portiere Messina. Nel Mazzara invece Possamai ha operato soltanto un cambio, al 60esimo infatti ha fatto entrare il numero 16 Gattelli al posto di Scalingi. Il Mazzara dà l'impressione di poter controllare senza eccessive difficoltà la partita, chiaramente è l'Atletico che si è reso più pericoloso nel tentativo di pareggiare il risultato. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Mazzara, Giacalone secondo, ancora Giacalone secondo che poi perde la palla, Todoro la intercetta e viene in avanti per questa ennesima azione offensiva dell'Atletico Catania. Scardino, ancora Todoro che poi perde la palla e il Mazzara riparte in azione di rimessa. Il Mazzara ci sembra una squadra piuttosto quadrata. Bella apertura sulla destra per Roberto Di Stefano, che è tutto solo, entra in area, aspetta l'uscita del portiere papale, fa secco il portiere etneo, quindi raddoppio del Mazzara, mentre siamo giunti al 20esimo del secondo tempo con Robertino Di Stefano, che è una vecchia conoscenza del pubblico catanese perché faceva parte della primavera del Catania. Quindi gol di Robertino Di Stefano che stiamo rivedendo, vedete il numero 9 mazzarese entra in area molto bene, aspetta l'uscita di Papale e lo fredda con una cannonata di destro che si infila alla sinistra del portiere catanese. Per l'Atletico è quindi notte fonda, 2-0 con gol di De Felice al primo del primo tempo e raddoppio di Stefano al 20esimo della ripresa. Vediamo come la squadra catanese, mentre rivediamo ancora una volta il bel gol di Stefano per il Mazzara, e adesso c'è una stupenda conclusione in tuffo di testa di un giocatore dell'Atletico Catania con una stupenda parata in angolo di Messina. Vediamo, è stato il numero 15 Tabita
a rendersi protagonista di questo stupendo colpo di testa in acrobazia, ma Messina, che vi dicevo appunto sta giocando una bellissima partita, è riuscito molto bene a parare ancora una volta. Messina deve uscire in volo per parare un pallone pericolosissimo nella propria area. Bene, riprendo la linea io a Fernando. L'azione che si sviluppa sulla sinistra, il passaggio poi sulla destra per Di Stefano, che apre prontamente per Giacalone primo, che aspetta ancora una volta l'uscita di Papale e poi mette la palla. Mia dietro vinceva 3-0 sul proprio campo e poi si è fatto rimontare. Su calcio di rigore, un calcio di rigore anche per l'Atletico Catania. Atletico Catania che però soccombe qui al Cibali per 3-0 contro il Mazara e adesso ha la possibilità di segnare almeno la rete della bandiera. 3-0 il punteggio, mentre come avete sentito dal collegamento in diretta con il Nicola De Simone, il Siracusa è in vantaggio sulla Paganese per 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore di Spinella. Seguiamo un attimo questa azione con palla che toccata dal portiere termina in rete. Il gol è stato di Barone che ha gol su calcio di rigore e adesso c'è ancora qualche tafferuglio in campo. 3-1 e adesso il punteggio fra Atletico Catania e Mazara. Vediamo quali saranno le decisioni dell'arbitro. Indubbiamente un momento particolarmente delicato questo dell'incontro, molto nervosismo in campo. C'è stato uno scontro probabilmente in area di rigore fra giocatori del Mazara e giocatori dell'Atletico Catania. Continua ancora qualche tafferuglio. Adesso comunque l'arbitro sta cercando di riportare la calma per far riprendere il gioco. Il punteggio, siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, è di 3-1 a favore dell'Atletico del Mazara sull'Atletico Catania. E adesso vediamo di seguiamo ancora un attimo il fallo da rigore commesso su Todaro e poi abbiamo visto anche il replay del calcio di rigore. Dunque 3-1. Qui è la traversa di Bonaventura e qui diciamo gli unici pericoli praticamente sono stati portati alla porta avversaria, sono stati in effetti sul calcio d'angolo. Nel secondo tempo le cose sono migliorate, ora magari Possa Mai ci dirà perché sono migliorate. Sono migliorate sensibilmente, ritengo, ma è opinione personale, anche per l'innesto di Perino Giacalone che forse ha dato più mobilità al centrocampo. Fatto sta che diciamo, quegli svarioni o quell'attaccare ad imbuto che c'era prima, nei primi 45 minuti, non ne si è più verificato. È Massimo Scalingi che a un certo punto si è pure scatenato, dobbiamo dire, mentre nei primi 45 minuti era stato un po' all'asciutto. Ed è stato Scalingi che prima ha colpito due traverse, tra l'altro sono state fotocopie una dall'altra, poi finalmente è andato in gol. Poi all'83esimo il rigore sempre su Scalingi per atterramento in aria da parte di due avversari, un rigore nettissimo anche se Gigi Carducci negli spogliatoi ha detto che per lui il rigore non c'era. Fatto sta che comunque Massimo Scalingi ha fatto questa doppietta, va a quota 4 in classifica e rilancia di nuovo questo Mazara anche diciamo tra le mura amiche dopo i pareggi di Folgore e Bagheria. Questa è appunto l'azione del rigore che è stata abbastanza contestata dai giocatori dello Scicli, tra l'altro ne ha fatto le spese Maggio che forse per uno scatto di nervi contro l'arbitro poi è stato espulso a fine della partita. Ora dovremmo vedere le interviste del dopo partita. Non lo facevamo per niente e lo sai che oggi come oggi il gioco del calcio va giocato principalmente quelli senza pallone.
Noi l'abbiamo giocato male proprio per questo. C'è stato un punto del primo tempo, se fate vedere la partita, che noi avevamo la palla, c'eravamo in 4-5 attorno a questo che aveva la palla, nessuno che si allargava, nessuno che per ricevere questa. Io secondo me è proprio perché non lo facciamo per... 6 e mezzo, Sassanelli 7, Di Stefano 6 e mezzo, Nicola Giacalone 5, Scalingi 7, Pierino Giacalone 6 e mezzo. Pino Giacalone tocca il suo primo pallone all'indietro verso Serafini, Gattelli fa spiovere un pallone a campanile, poi Donzella tocca la palla in calcio d'angolo, sta pressando il Mazzara e stanno un po' subendo in difesa gli ospiti. Scalingi, tiro in porta lì ed è traversa piena. Sono adesso in parità il conto dei legni, bellissimo il tiro di Scalingi e la palla ha colto la traversa in pieno. Mazzara quindi che sfiora il gol in questi ultimi 2 minuti, Mazzara quindi che sembra risvegliarsi, speriamo che non siano degli episodi questi del Mazzara, vero Piero? No, mi sembra che stia attraversando un momento favorevole in questo momento il Mazzara. Ha avuto 2 occasioni nel giro di 2 minuti, insomma sta pressando, mi sembra che tra l'altro lo Scicli stia accusando un po' di stanchezza. Un po' di affanno in difesa, mi sembra, benissimo. Calcio di punizione per il Mazzara, Nicola Giacalone va alla battuta su Scalingi che riesce a mantenere il pallone in campo, poi rovescia Scalingi, spiova la palla a campanile, al limite del rigore tocca Pierino Giacalone a centro dove non c'è nessuno dei suoi, rinvia quindi lo Scicli, Benvenuto di testa, rimette nel mucchio Nicola Giacalone. Busetta e poi la vecchia non riesce nell'anticipo su Barraco e poi si ostacolano gli ospiti a vicenda, ma l'arbitro incredibilmente segnala un calcio di punizione per gli ospiti. Si sono ostacolati Puzzo e Manenti a vicenda, sono finiti entrambi al suolo, comunque l'arbitro ha ravvisato un fallo, chissà di chi. Si riprende comunque con Sassarelli che va in avanti e Gattelli, Pierino Giacalone su Gattelli che ha un ampio varco innanzi a sé, deve uscire Donzella a chiuderlo, cross di Gattelli, Scalingi di testa e la palla termina di un soffio al lato, grande momento per il Mazzara. 3 occasioni da rete, una dietro l'altra, c'è stata tra l'altro una deviazione, quindi si andrà a battere un calcio d'angolo, non è dello stesso avviso il guardialine che segnala che si tratta di rimesso dal fondo. Manenti in avanti, fallo laterale per il gialloblu. Mentre siamo al 17° del secondo tempo. Rimessa in gioco di Sassanelli con le mani verso Scalingi che dà a Nicola Giacalone, di tacco verso Pierino Giacalone che si libera della sfera che viene ribattuta poi dalla difesa ospite. Benvenu su Pierino Giacalone, di nuovo Benvenu. Tocca poi Maggio in fallo laterale, rimessa con le mani ancora per il Mazzara, Pierino Giacalone su Di Stefano, fallo sul numero 9 in maglia giallo-blu, calcio di punizione quindi per il Mazzara. Piove il pallone al centro, salta Gattelli e sfiora solamente. La palla comunque è stata deviata, quindi si tratta di calcio d'angolo per il Mazzara. Sassanelli, Scalingi, entra in area di rigore, tenta ancora il tiro, traversa ancora una volta. Incredibile, fotocopia dell'occasione in precedenza. Adesso il Mazzara è un po'... in debito, in credito, anzi scusate, con la fortuna, è vero?
Sì, certo, due traverse nel giro di 5 minuti. Una squadra... Poi è venuta allo stesso modo, tiro di Scaringi di sinistro, entrambe le volte alla stessa posizione. Questo mi sembra che abbia subito una deviazione da parte di un difensore. Comunque il Mazzara sta giocando abbastanza bene, anche l'innesto di Pierino mi sembra che abbia dato vivacità alla squadra. La squadra sta ricredendo nei propri mezzi, lo Scicli è in difficoltà, staremo a vedere. Ci vuole anche un po' di fortuna. Certamente, cosa che al Mazzara è mancata in questo secondo tempo. Gattelli, buono l'arresto di Gattelli, il giocatore sembra essere rinfrancato dopo l'opaca prestazione del primo tempo. Pierino, Giacalone, Di Stefano va via, viene messo giù, calcio di punizione. Grande momento per il Mazzara, grande difficoltà per lo Scicli. Il pubblico è tutto in piedi, elettrizzato dal momento del Mazzara. Intanto ci avviciniamo al ventesimo del secondo tempo. Il risultato, vi ricordo, sempre di 0-0. Calcio di punizione in posizione un po' decentrata sulla sinistra. Nicola Giacalone comunque è, quanto pare tenterà la battuta in porta. L'effetto, la palla Sibila vicino al palo destro del portiere arrabbiato e si perde sul fondo. Tra le occasioni dobbiamo annoverare anche questo calcio di punizione, quindi di Nicola Giacalone. Donzella la rimessa. Poi Maggio cerca di andare via, lo mette giù Benvegnò. Al primo fallo su Maggio il signor Mellano di Cuneo va a ammonire il giocatore del Mazzara. Viene consentito l'ingresso in campo dei sanitari della squadra ospite. Noi non vorremmo mai parlare male degli arbitri, ma questo signor Bellano mi sembra che lascia un po' desiderare. Sì, non mi sembra molto preparato da quello che abbiamo potuto vedere nel primo tempo. Non ha effettivamente danneggiato nessuno, non ha commesso grossi errori, ma mi sembra che non sia un arbitro che abbia difficoltà ad entrare nel clima di questa partita. Ad esempio il giocatore ospite che è rimasto a terra è a due passi dalla linea di fondo, eppure non consente la ripresa del gioco. Cioè sarebbe auspicabile che fosse trasportato per le cure del caso fuori la linea del fallo. Io sono sempre un viene fatto in questo istante, infatti. Ecco, io sono sempre un sostenitore della tesi che gli arbitri di questi campionati interregionali del meridione devono anch'essi essere meridionali, e non si può mandare un arbitro di Cuneo a arbitrare Mazzara Scicli. Certo, perché tra l'altro non sono abituati, attenzione, c'è un calcio di punizione intanto dello Scicli, terminato alto sulla traversa. Non si può mandare, per finire il discorso con Piero Di Giovanni, un arbitro del nord non abituato tra l'altro ai campi infuocati dell'interregionale del meridione. Continuiamo comunque con la nostra telecronaca. Pierino Giacalone viene braccato dagli avversari e costretto ad appoggiare la palla all'indietro a Messina, che rimette con i piedi. Certo che il vento sta giocando anche un ruolo determinante in questa partita, fatto sta che il Mazzara, da quando sta giocando in favore di vento, ha avuto occasioni a ripetizione. C'è un calcio di punizione per il Mazzara. Serafini sul pallone, 22esimo del secondo tempo, 0-0. Pierino Giacalone, La Vecchia, pallone in profondità, Scaringi, gli viene ribattuto la palla in calcio d'angolo. E Scaringi stesso che si incarica della battuta dalla lunetta
spiove il pallone a centro, salto dei molti, attenzione, c'è una mischia paurosa in area dello Scicli che comunque i difensori ospiti riescono a sbrogliare in fallo laterale. Rimessa in gioco quindi per il Mazara, Busetta, Pierino Giacalone, Benvegno spostato al momento dello stacco, può comunque toccare di testa verso Gattelli che protegge il pallone, cerca di andare via, riconquista la sfera caparbiamente, entra in area di rigore, affida Benvegnù, pallone che spiove a centro, anticipato di testa di Stefano. Poi Sassanelli, ottimo il suo palleggio, pallone che spiove ancora una volta a centro, attenzione Gattelli, viene anticipato il momento del tiro, poi si gira Gattelli, pallone mischia paurosa e c'è un salvataggio sulla linea ancora una volta per lo Scicli. Mazara fortunato in questo frangente, mi sembra che sia stato Donzella a salvare la palla che si stava inzaccando, Nicola Giacalone scodella ancora la palla a centro area, poi attenzione al contropiede degli ospiti che si profila con Barraco, giocatore velocissimo, su cui c'è Nicola Giacalone, Barraco vince un rimpallo, poi sconcerta con una finta la Vecchia, affida la palla a Bonaventura che viene in avanti, prosegue quindi l'azione d'attacco dello Scicli, Bonaventura che va sul fondo, cross a centro, Messina esce e blocca in bello stile. Viene spinto alle spalle Gattelli, il signor Mellano non rileva niente, quindi si continua a giocare, Nicola Giacalone, Pierino Giacalone scambia con Busetta, poi è fuori misura il passaggio di Busetta e consente il rinvio di Manenti, ma Serafini è sul pallone, la mantiene in campo la sfera Serafini, poi si proietta in azione offensiva, passaggio in profondità ribattuto di testa dagli ospiti, poi Gattelli, Scalingi entra in area di rigore, può tirare, tiro e la rete, magnifico gol di Scalingi e il Mazara passa in vantaggio, gran gol di Scalingi da posizione difficilissima. Mazara è quindi meritatamente in vantaggio al 27esimo della ripresa con un magnifico gol di Scalingi. Mazara che ha legittimato questo suo vantaggio con reiterati attacchi che sono sfociati in questo magnifico gol. Sì, è stato un gol bellissimo. È stato rapidissimo nella esecuzione a rete, aveva avuto un attimo di indecisione perché sembrava che il pallone per lui fosse irraggiungibile, ha cercato questo pallone, poi ha messo dentro una botta bellissima, imprendibile, aveva colpito due legni quasi alla stessa posizione, adesso ha battuto a rete con l'altro piede, è stato un bel gol veramente. Sembra che a questo punto il vantaggio del Mazara sia legittimo. Sì, c'è stata una supremazia dello Scicli nel primo tempo, è stato più pericoloso, ma il forcing del Mazzara in questi 20 minuti del secondo tempo è stato eccezionale. Certamente, finalmente il pubblico locale può esprimere la propria gioia. Mazzara che da molto tempo, tra l'altro, non vedevamo in vantaggio al Nino Vaccaro, è stato sempre costretto ad inseguire. Rinvio di Messina, Gattelli di testa, rinvia molto bene, buona la prestazione di Gattelli in questo secondo tempo, poi Pierino Giacalone di testa, Busetta, Bonaventura, Benvegnù anticipa Maggio, Gattelli, fase di gioco convulse a centrocampo, la palla termina in fallo laterale, rimessa con le mani per il Mazara. Pierino Giacalone, Sassanelli, pallone che poi perviene a Serafini, Serafini è stato l'uomo più lucido in difesa forse per il Mazara, appoggio all'indietro pericoloso di Donzella, il generosissimo di Stefano non è riuscito comunque a deviare prima che la palla terminasse al portiere arrabbiato. Punizione, è stato sbilanciato Benvegnù,
che stava intervenendo in anticipo su Maggio, quindi c'è un calcio di punizione per il Mazara. L'arbitro fa arretrare il punto di battuta di qualche metro. Serafini si carica quindi della battuta, la effettua lunga, la palla perviene a Puzzo, poi Bonaventura su Barraco, su cui c'è la vecchia, ma attenzione, c'è un fallo di Sassanelli e c'è un calcio di punizione dal limite, in posizione piuttosto pericolosa tra l'altro per lo Scicli. Mazara un po' nelle aree dell'entusiasmo, si sta scoprendo troppo dopo aver siglato il gol di vantaggio e quindi offre ampi varchi per gli attaccanti sguscianti dello Scicli. E Sassanelli è stato costretto al fallo in questo frangente. Calcio di punizione, una posizione piuttosto centrale, circa un metro fuori dall'area di rigore. Mentre ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, il risultato, vi ricordo, è di 1-0 per il Mazara, gol di Scalingi. C'è Maggio sul pallone, dietro di lui Barraco e Puzzo, vedremo chi sarà l'uomo incaricato della battuta. Parte il tiro di Puzzo, deviato, Messina esce di pugno e rinvia Manenti, tiro a volo di Manenti svirgolato, poi Puzzo ancora una volta e Messina può parare. Si lancia Di Stefano in avanti. Riconquista la palla il Mazara, comunque con Nicola Giacalone che subisce un fallo. Calcio di punizione quindi per il Mazara. Su Di Stefano che tenta di girarsi, di liberarsi quindi dalla guardia di Miceli. C'è un fischio dell'arbitro che segnala un fallo. Quindi c'è un calcio di punizione per gli ospiti, battuto sul portiere arrabbiato il calcio di punizione. Siamo intanto al 30° adesso della ripresa, 1-0 per il Mazara, Pierino Giacalone. C'è un fallo di Benvenu che si è appoggiato sulle spalle di Maggio, calcio di punizione per il Mazara. C'è qualche screzio fra i giocatori a centrocampo. Puzzo, Bonaventura in avanti e poi la palla finisce protetta da Busetta in fallo. Di Stefano tocca centro molto bene su Nicola Giacalone, l'arbitro non fischia per il gioco pericoloso di Schembri, si continua comunque a giocare. Puzzo in avanti per Barraco, la vecchia su di lui, rimpallo favorevole al Mazara. Nicola Giacalone viene attorniato letteralmente da avversari, si libera del pallone Nicola Giacalone. Sassanelli in avanti su Busetta, tocco di Busetta per Sassanelli che riesce a raggiungere il pallone in tempo. Lo affida a Nicola Giacalone che avanza, palla al piede, punta l'avversario, poi appoggia Di Stefano, attorniato da avversari, cerca di far filtrare il pallone Di Stefano al centro area, non riesce nell'intento, poi Pierino Giacalone sbaglia il passaggio. Attenzione a Barraco, stoppa il pallone, poi punta il suo avversario, cerca di liberarsi con delle finte dell'espertissimo La Vecchia che comunque fa buona guardia su di lui, la palla comunque era già terminata. In fallo di fondo, non è dello stesso avviso il guardialine che assegna il calcio d'angolo. Non
Puzzo è l'uomo incaricato della battuta dalla bandierina. Spiove la palla centro, esce Messina, viene caricato, l'arbitro non fischia, chissà perché. Quindi si alza un campanile pericolosissimo, tocca di testa e traversa ancora Di Maggio. Gran pericolo per il Mazara, ma non riusciamo a capire perché il signor Mellano non abbia fischiato una carica su Messina. Tu che ne pensi? Tutto cornuto. Ma mi sembra che sull'uscita di Messina ci fosse un fallo commesso nei suoi confronti. L'arbitro non ha fischiato e quest'arbitro dà delle interpretazioni un po' strane su certe cose, sulle mischie in aria oppure sui falli a gamba tesa. Mi sembra che ha lasciato proseguire molte volte. Adesso l'arbitro ammonisce qualcuno. Questo poteva essere un errore determinante. Anzi no, si tratta di una sostituzione. Entra il numero 16 dello Scicli, si tratta di Pollara. E fa il suo ingresso in campo Bonaventura. Quindi Pollara in luogo di Bonaventura. Controposta del Mazara, esce Sassanelli ed entra Villari. Quindi una punta in più per lo Scicli e un difensore in più per il Mazara. In questi ultimi 12 minuti di gioco. Entra Villari, sul neo entrato Pollara, gli mette la palla in fallo laterale. Serafini rinvia molto bene, poi Nicola Giacalone tocca ma appoggiandosi alle spalle di Barraco, giudizio dell'arbitro. Quindi calcio di punizione ancora per gli ospiti. Poi Maggio intelligentemente, vedendo un po' l'atteggiamento dell'arbitro, pensa di cadere da solo a terra dentro l'aria. L'arbitro questa volta non abbocca e quindi si può riprendere a giocare. Il pallone giunge sul rinvio di Messina direttamente al portiere arrabbito. La Vecchia in anticipo su Barraco riesce nel suo intento, poi spara un pallone a campanile in avanti. Fischio dell'arbitro, il calcio di punizione è per gli ospiti. Donzella va alla battuta, si riversa in avanti, lo Scicli in questi ultimi minuti della partita. Scaligi mantiene il possesso del pallone intelligentemente, non avendo sbocchi davanti, poi Gattelli sbaglia il passaggio, consente allo Scicli di rimpossessarsi del pallone. Puzzo apre il gioco verso Donzella che si è portato in avanti. Nicola Giacalone chiude su Donzella e gli ribatte il pallone in fallo laterale. Concitate fasi finali della partita. Ancora Donzella, palla al piede, cade per terra, riesce a mettere comunque a centro dove non c'è nessuno dei suoi. Nicola con calma appoggia la palla su Scaligi, pallonetto verso Di Stefano e poi Miceli chiude la strada all'attaccante ospite. Rinvio di Schembri, ma c'è un fuorigioco di Barraco. Calcio di punizione quindi per il Mazara, lì dietro verso Messina. Donzella all'indietro verso Arrabito. C'è un fallo di Pollara su Villari, ma l'arbitro vede il contrario. Calcio di punizione per lo Scicli. Puzzo calibra il pallone in avanti verso Barraco che riesce a toccare di testa Benvegnù. Barraco ancora, poi interviene da Tergo Di Stefano, molto bene dribbling di Di Stefano su Donzella, poi spazio contatto che io credo che potrebbe essere verso Gattelli che avanza, palla al piede Gattelli,
ancora all'indietro il passaggio verso Perino Giacalone, si perde l'azione del Mazzara. Puzzo ancora in avanti per lo Scicli, che si riversa in avanti. Rinvio del Mazzara, Miceli. Pollara, Villari commette fallo su di lui, c'è un calcio di punizione per lo Scicli. Miceli. Poi Gattelli mette la palla in fallo laterale. Rimessa in gioco di Miceli, Barraco, Miceli, rinvio di Serafini e Pierino Giacalone, poi Miceli raccoglie ancora la sfera, Barraco, in avanti, Gattelli tocca di testa, la palla termina in fallo laterale. Puzzo, Messina blocca sull'accorrere di Pollara, Nicola Giacalone, sbagliato l'appoggio di Nicola Giacalone, poi rimpallo favorevole di Stefano, rincorre la sfera e Schembri è costretto ad appoggiare all'indietro ad Arrabito. Si apre la difesa dello Scicli, che adesso Schembri sbaglia il passaggio, Scalingi, viene avanti, palla al piede, entra l'area di rigore, viene atterrato del calcio di rigore, rigore nettissimo, atterramento di Scalingi in area di rigore, non poteva far altro il suo avversario in quanto Nicola Giacalone era solissimo. A centro e area attendeva il passaggio della punta del Mazzara per poter calciare il sorpasso in porta. Decisione ineccepibile questa volta del signor Mellano e quindi calcio di rigore. Vedremo un po' chi sarà l'uomo incaricato della battuta. Sembra che sia Scaligi incaricato della battuta ed è proprio così. Mancano 5 minuti alla fine della partita, occasione del Mazzara di chiudere il conto con lo Scicli. Scaligi tira le rete! Dover andare in porto facilmente. Sì, mancano 3 minuti abbondanti e quindi tutto è andato bene. Adesso c'è l'espulsione di Maggio che protesta, non si sa per cosa, calcia il pallone platealmente la tribuna. Adesso Maggio va a malmenare Gattelli che cerca di fermarlo. Viene adesso calmato dai giocatori del Mazzara, Maggio. Il tentativo disperato rimontare, lo Scicli si è aperto e il Mazzara è una squadra che in contropiede naturalmente non fa nessun complimento. Pallone troppo lungo per Di Stefano, la palla termina sul fondo, ci avviciniamo al 90esimo con Mazzara in vantaggio per 2-0. Sì.
Calcio di punizione per lo Scicli, Bonaventura lì dietro su Schembri, salta Villari molto bene di testa, poi la pallone spiove di nuovo al centro, tocca verso Pollara, Messina tra l'altro aveva parato benissimo sull'attaccante ospite, aveva toccato di testa Donzella su Pollara, ma Pollara era in posizione irregolare. Un minuto scarso alla fine delle ostilità, Gattelli, Scalingi, viene in avanti, palla al piede, Scalingi, Di Stefano, su Scalingi che non aggancia il pallone per la verità un po' alto, Pierino Giacalone, c'è un fallo di Pollara di mano non segnalato, Pollara può precipitarsi in attacco, poi viene chiuso da Serafini che con molta calma appoggia su Pierino Giacalone, buona la partita di Serafini, Nicola Giacalone, Pierino Giacalone, poi Serafini e lì dietro su Messina. Partita che oramai ha poco da dire, tra l'altro lo Scicli è in 10 uomini per l'espulsione di Maggio di pochi istanti fa. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Barraco dà la palla a Puzzo, attenzione a Pollara che mette il pallone a centro per Barraco che di testa riesce ancora a deviare, Pirino Giacalone aggira molto bene Puzzo con una finta e poi appoggia su Benvenu. Di Stefano, Busetta, Nicola Giacalone che perde il pallone. Barraco, Donzella, pallone a campanile, esce Messina, ribatte di pugno, Puzzo, su di lui va Nicola Giacalone che gli mette la palla in fallo laterale, fischio dell'arbitro, la partita è finita, il Mazara ha vinto per 2-0. Saputo in ogni posto di mare che si rispetti. E così, quando De Feo ha insaccato un tiro che aveva ricevuto in poppa una raffica da sud-est, soltanto i più precipitosi hanno accusato il portiere Messina. Correva a quel punto il 23esimo. 9 minuti prima, al 12esimo, il Mazara, coronando un avvio travolgente, si era portato in vantaggio con questa azione condotta in tandem da Sassanelli e Nicola Giacalone, che batteva Guaiana di piatto. Da quel momento in poi, e fino alla fine del primo tempo, non sarebbe accaduto più nulla di rilevante sul terreno di gioco. Un Mazara troppo abituato a risolvere i suoi guai nella ripresa sembrava rimandare ai secondi 45 minuti la fastidiosa incombenza di riportarsi in vantaggio. Ma al ritorno in campo i canarini si ritrovavano a fare i conti, oltre che con una squadra ben decisa a difendere il risultato, anche con una pioggia torrenziale che si prestava meravigliosamente alle esigenze degli ospiti. La manovra del Mazara, prima agile e brillante, risentiva ora del campo pesante e le occasioni che bene o male ne scaturivano erano tutt'altro che limpide. Al 20esimo in evidenza i due Giacalone. Nicola batteva una punizione, Pierino tirava fuori sulla ribattuta della barriera. Al 31esimo Scalingi provava un classico del suo repertorio. La palla spioveva alta sulla traversa. Al 36esimo De Felice, oggi il migliore dei suoi, su ribattuta di Guaiana, costringeva ancora il portiere ospite a un mezzo miracolo. Al 39esimo infine l'ultima occasione era per Di Stefano, ma il suo tiro finiva fuori. Nei secondi di recupero, i mazzaresi, lenti nella battuta di un ultimo calcio di punizione. Da questa sera fanalino di coda a 6 punti. Della classifica, Mazara a 16 punti, Prosciacca a 15, Asireale Nuvegia a 14, Bagheria Niscemi Atletico Catania 12, Comiso e Favara 11, Scicli Termitane Acragas 10, Enne Canicati 9, Ragusa 7, Folgore chiude la classifica. Chi non ha mai pensato che esista un'entità superiore che diriga le azioni degli uomini facendosi beffe del loro affannarsi sulla terra? Vero è che si parla solo di calcio, ma considerazioni di questo tipo non potevano non sovvenire al cronista dell'incontro Favara-Mazara. Eppure il destino sembrava occupato altrove questo pomeriggio.
Soltanto il robusto schieramento di Celerini e Carabinieri ricordava i burrascosi precedenti fra le due società, mentre né in campo né in tribuna si respiravano certo atmosfere da incontro particolare. Tuttavia, al termine di un primo tempo in cui il Favara si era impegnato al massimo per far valere il fattore campo, ecco che il Mazzara passava in vantaggio. Il signor Mughetti di Cesena accordava un insistente corner ai canarini. Sulla battuta riceveva Pierino Giacalone, che sorprendeva l'incerto storiale dalla media distanza. Nella ripresa il Mazzara, avvezzo a giocare di rimessa, controllava agevolmente l'incontro, facendosi pericoloso più di una volta in contropiede, soprattutto con Scalingi. Il Favara non si ritrovava in nessun modo, né sembrava avere effetto la doppia sostituzione operata da mister Busetta all'undicesimo. Negli ultimi 5 minuti i biancazzurri si gettavano avanti con generosità, creando qualche serio pericolo a Messina, oggi ineccepibile. Ma sfumate le ultime occasioni, sembrava proprio che non ci fosse più tempo per le speranze dei padroni di casa. Ma proprio al 90esimo, Spadaro, che era subentrato a Patti, in mischia pareggiava i conti e schizzava dritto a bordo campo, dove starà ancora ad esultare. Non c'era neanche il tempo per riprendere il gioco. Finiva lì, tra la gioia dei favaresi, lo scorno del gialloblu e la sadica soddisfazione di un invisibile regista che probabilmente aveva già stabilito tutto in anticipo. Di 0-0, Prosciacca batte Enna 1-0, Termitana e Bagheria. Il Prosciacca con 15 punti, poi Nuove Egea, Cireale 14, Bagheria, Atletico 12 punti, Comiso e Favara 11, Acragas, Termitana, Niscemi e Scicli 10 punti, Canica. Tra l'altro è stato un calcio d'angolo vero e proprio, perché c'era qualcuno che sosteneva che il calcio d'angolo non esisteva, invece il calcio d'angolo esiste. Però perché sono stati molti furbi, giocatori del Mazzara, a battere quasi subito questo calcio d'angolo, mentre ancora i giocatori del Favara protestavano così con l'arbitro, per cui la palla è arrivata a Pierino Giacalone, che si trovava appostato sul vertice sinistro del Pierino. Praticamente vede il portiere che è uscito, sì, che è uscito ed era, e quindi poteva benissimo tirare. Il tiro ci è riuscito, dobbiamo pur dire, e quindi è un gol diciamo di astuzia, di intelligenza, se lo possiamo chiamare, questo, non sicuramente di forza. Diciamo che questo gol il Mazzara lo aveva cercato già prima, nel corso del primo tempo, addirittura al primo minuto c'era stata una bella azione di Scalinci con una parata strepitosa di Storiale, che appunto ribatteva in calcio d'angolo. Poi c'era stata una azione solitaria di De Felice, che era giunto solo in area di rigore, poteva anche tirare in porta e ha preferito mettere al centro, e Di Stefano non ci è arrivato per pochissimi centimetri, quindi il Mazzara aveva cercato effettivamente il gol del vantaggio. E lo stesso aveva fatto anche il Favara nel corso del primo tempo, c'è stata una bella parata di Messina alla metà del primo tempo, ma diciamo che gli attacchi del Favara non è che abbiano mai impensierito più di tanto la difesa del Mazzara. Poi nel secondo tempo è chiaro, è stato un arrembaggio del Favara, però di vere occasioni da gol se ne sono create pochine. Invece la squadra che ha avuto più occasioni nitide è stata proprio il Mazzara, con un 3-4 contropiedi, è arrivato a tu per tu col portiere, tre volte Scalingi, una volta Gattelli che ha tirato fuori area quando forse poteva ancora continuare dentro l'area, e un'altra ancora, a volta ancora Di Stefano. E forse tutti questi errori del mancato raddoppio hanno determinato, come il vecchio detto che dice, squadra che sbaglia troppo poi alla fine paga. E il Mazzara secondo me ha pagato per troppa disinvoltura, forse anche per una mancanza di malizia, direi. Questa squadra effettivamente fuori casa si esprime bene, riesce anche ad andare in attacco con azioni ben manovrate, ma probabilmente manca ancora di quella malizia, appunto, di quella furbizia che probabilmente altre squadre hanno. Probabilmente un'altra squadra negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora, avrebbe fatto così sostituzione, avrebbe mandato la palla in tribuna, qualcuno si sarebbe buttato a terra. Della Cireale e Cau del Prosciacca, 5 gol di Stefano del Mazzara, Rodilosso e Bertuccelli della nuova partita. A Messina ha dato un 6,5, alla Vecchia 7, a Di Felice 6, a Busetta 6, a Benvenu 7, a Serafini 7, a Pierino Giacalone 7,5, Sassanelli 6,5, Di Stefano 7, Gattelli 7, Scalingi 8. Una formazione, diciamo,
nazionale dell'Interregionale. Allora in porta Conticelli della Termitana, La Vecchia del Mazzara, Cavataio della Folgore, D'Agostino del Favara, Carnà della Cireale, Serafini del Mazzara come libero, quindi Felice da buona posizione Cottelli. Rilancia verso destra, sta giocando molto bene in questi primi cambio tra i due, Gattelli, picchia poi